Emma Marrone, il selfie all'arena è un omaggio all'amica Lisa. Prima di esibirsi durante il primo dei quattro concerti evento di Elisa, Emma Marrone ha pubblicato un selfie all'interno dell'Arena di Verona, per dare appuntamento ai fan e omaggiare l'amica e collega. Amicizia e stima reciproca. Emma Marrone e Elisa Toffoli condividono da qualche anno la partecipazione ad un noto talent show, dove entrambe sono coach degli aspiranti cantanti. Nel corso della trasmissione, è nata una bella amicizia e le due cantanti si sono trovate spesso a duettare insieme. È stato naturale, quindi, per Elisa, invitare l'amica e collega Emma a esibirsi sul palco dell'Arena di Verona, in occasione del concerto per festeggiare il ventennale della sua carriera artistica. Ieri sera, Emma ed Elisa si sono esibite con Giuliano Sangiorgi nel brano Sorrido Già, compreso nell'album della cantante friulana On, del 2016. Emma ha pubblicato poi anche una foto dell'esibizione, che ha infiammato i fan, con una didascalia di ringraziamento per i fan: "Non ho mai visto così tanto amore tutto in una volta. Il nostro così profondo per la musica. Io sono onorata e felice di esserci oggi. Grazie". Sul profilo Instagram della cantante salentina, i follower hanno preso d'assalto sia la foto del selfie che quella del live, con una pioggia di commenti. Nella prima foto, gli ammiratori di Emma le hanno fatto gli in bocca al lupo per il concerto, facendole anche i complimenti per il traguardo raggiunto. La foto dei tre cantanti, invece, è stata sommersa di messaggi dei fan presenti al concerto, che sono letteralmente impazziti per l'esibizione della loro beniamina insieme ad Elisa e Giuliano Sangiorgi. L'esibizione si è svolta all'interno della serata pop rock, primo dei quattro appuntamenti all'Arena di Verona con cui Elisa festeggia il ventennale di carriera. Il nuovo disco è pronto. I fan sono molto contenti per la partecipazione di Emma a serate e collaborazioni con altri artisti, ma sono anche in trepidante attesa per il nuovo lavoro discografico della cantante. Come già annunciato attraverso i social, il disco è ormai pronto, le sedute in sala di registrazione sono terminate già a fine luglio e, dopo un breve periodo di vacanza tra la Sicilia, Ibiza e il suo Salento, Emma è tornata subito al lavoro. Il nuovo attesissimo album arriva a due anni da adesso, vincitore del Wind Music Awards come CD platino e come singolo platino per Occhi Profondi. All'album è seguito un tour di concerti che hanno registrato quasi sempre il sold out e un doppio DVD Adesso Tour Edition, con i momenti più belli delle esibizioni live. Ora non resta che aspettare l'uscita del nuovo album per ascoltare le nuove canzoni della bionda cantante salentina. Sicuramente, i primi ad essere avvisati sulla data di uscita del nuovo disco saranno i follower, sempre attenti ad ogni mossa della loro artista preferita. Il dialogo con i fan è sempre stato uno dei punti di forza del successo di Emma, anche se la scorsa settimana ha avuto uno spiacevole episodio proprio con qualcuno di loro. Nel corso di una diretta per rispondere alle loro domande, hanno cominciato a rivolgerle domande scomode e, nel giro di pochi minuti, si è arrivati alle parole grosse e agli insulti, tanto che Emma si è vista costretta a interrompere la diretta. L'argomento non è stato più toccato dalla cantante e l'episodio sembra essere finito nel dimenticatoio, per la gioia degli ammiratori.